Prego. Salerno destinatario dunque di questo investimento, 100.000 euro per la videosorveglianza. È un investimento assolutamente intelligente che il Presidente della Camera di Commercio ha voluto realizzare per la sua città. Noi implementeremo con altrettanti 100.000 euro la parte, diciamo, più di nostra competenza, perché ragionevolmente il Presidente della Camera di Commercio intende disporre queste telecamere a presidio delle zone commerciali della città. Va da sé che poi, presidiando le zone commerciali, si presidia anche il resto. Noi con altri 100.000 euro presideremo altre zone cospicue del nostro territorio e oltretutto c'è da dire che il Presidente dell'ASI ha predisposto l'installazione di 40 telecamere nella zona di sua competenza. E credo che queste cifre di cui stiamo parlando per quanto riguarda il Comune di Salerno potranno essere ulteriormente implementate da provvidenze che la Regione credo abbia in animo di predisporre per la sicurezza nei centri urbani. Come vedete è un sistema credo abbastanza importante che mettiamo in atto, lo collegheremo con le centrali della Polizia e dei Carabinieri in modo tale che tutti abbiano la possibilità di entrare nella visione di quanto accade sul territorio. Devo dire, diciamo fuori tema, che nel corso di questa tornata delle luci d'artista l'impianto da me richiesto e ottenuto in sede di tavolo per la sicurezza credo che abbia avuto successo. La città credo funzioni bene dal punto di vista della sicurezza percepita. Mi pare che ci sono state delle condizioni ordinate di svolgimento di queste festività fino ad ora, facciamo gli scongiuri, e quindi vuol dire che quando c'è una collaborazione istituzionale, interistituzionale, Camere di Commercio, ASI, Comune, Regione, naturalmente oltre a Prefettura e Questura, credo che sia la strada maestra per perseguire un intento comune che porta al successo. Le zone quali saranno? Come diceva, saranno integrate con un vostro progetto, la Camera di Commercio appunto ovviamente al corso, ai mercanti, insomma la zona commerciale, le vostre telecamere invece quante saranno e dove andranno? Allora, quante saranno al momento non saprei dire, perché noi abbiamo questa cifra che metteremo a gara. La dislocazione delle telecamere saranno funzionali alle criticità presenti sul territorio. Faremo una seduta ad hoc, immagino per esempio la villa comunale sicuramente, parti del lungomare, insomma faremo uno studio attento per fare in modo che ci sia una condizione integrata di controllo per fare in modo che tutta la città, nei limiti delle possibilità, sia videosorvegliata. Il nuovo sistema, sindaco, si andrà ad integrare con quello già presente, per il quale però anche il procuratore Limbo aveva chiesto magari una maggiore manutenzione, anche in programma una fase di manutenzione dell'esistente. È in programma una gara d'appalto per le manutenzioni. Abbiamo alcune telecamere obsolete che sostituiremo anche in questa tornata e naturalmente la piattaforma sarà unica, nel senso che dialogheranno tra di loro senza particolari problemi, me lo auguro, perché sapete, in informatica, in telematica e in questi settori, diciamo, i crash sono abbastanza imprevedibili, ma sono sufficientemente tranquillo da questo punto di vista perché ci stanno lavorando delle persone all'altezza del compito. Si concretizza questo progetto della rete di videosorveglianza, il procuratore l'aveva sollecitato, anche lei insomma si era impegnato insieme al sindaco per cercare di avviare questa discussione, ora si entra, si spera, velocemente nella fase operativa. Guardi, è una grandissima opportunità per questo territorio e voi sapete io non amo in genere mai parlare, mai fare i complimenti alla mia amministrazione a livello centrale, ma stavolta va detto quello che è vero. Salerno è in piena e totale sintonia con il Ministero degli Interni e in particolare con il Ministro Minniti. Noi qui stiamo attuando, penso tra i primi in Italia, non voglio dire i primi, ma tra i primi in Italia, quello che è previsto nel decreto Minniti, cioè della partecipazione nel mondo dei privati, attraverso lo strumento più naturale che è quello dell'associazionismo, alla sicurezza urbana. Questo è previsto, come voi ben sapete, nel decreto Minniti.
ripeto, penso che siamo tra i primi non ad aver avuto l'idea, ma averlo fatto concretamente, che i soldi sono già stanziati, abbiamo comunemente deciso che invece di evitare passaggi di denaro con tutte le complicazioni poi legittimamente burocratiche che ci sono ma che appesantiscono, noi stiamo individuando con il questore, con il contributo della TLC, che è la nostra rete che si occupa della telecomunicazione e delle videosorveglianze delle nostre strutture, faranno un'attività di concreta consulenza, hanno già fatto i primi sopralluoghi con il questore, di tre è previsto una riunione operativa con cui si definirà i luoghi in cui fisicamente si metteranno le telecamere. Tutto ciò è stato fatto nel rispetto totale, nella piena condivisione della richiesta del Presidente di individuare, di dare una particolare attenzione al loro mondo, perché queste risorse vengono da quel mondo e sono fondamentalmente destinate a quel mondo. L'allocazione fisica, il questore ha fatto già sopralluoghi personali, è andato lui di persona proprio come si suol dire, e il 3 con la TLC assieme alla Polizia Municipale saranno definiti. In più con queste risorse si farà anche un'altra cosa particolarmente importante, che è quella di allargare la rete e la disponibilità del sistema di videosorveglianza anche all'Arma dei Carabinieri, perché i dati già arrivavano in questura, ma è più funzionale che ci sia anche la possibilità dell'Arma dei Carabinieri di avere immediatamente nella loro disponibilità. La funzione poi di coordinamento e raccordo verrà sempre attuata. Mi sia anche consentito di ringraziare come sempre Corrado Lembo, che lui nella sua funzione, diciamo, non solo di responsabile dell'attività di repressione dei reati, ma un po' di buon padre di noi tutti, aveva stimolato tutti noi su questo argomento. Era una cosa che per la verità io tenevo un po' a cuore già da un po' di anni, come voi sapete, ma anche la prima che arrivassi a Salerno. Oggi però, ribadisco, con il decreto Minniti noi abbiamo la possibilità, assieme alle risorse pubbliche che sono già state stanziate all'amministrazione comunale e che richiederanno una tempistica comunque breve, ma certamente un po' più lunga di quelle dei privati, noi possiamo già immediatamente partire. Ecco, infatti, prefetto, verosimilmente quando partirà l'operazione di installazione delle videocamere? La scelta tecnica, e io penso che io faccio sempre prima il funzionario e poi il prefetto, che si possa fare, aver deciso di non spostare risorse, ma di noi di individuarle, di inserirle in una pianificazione che io poi formalmente devo approvare perché è prevista l'approvazione del prefetto, ma io l'ho già valutata, già la sto vedendo, quindi lo approverò rapidissimamente, le risorse potendole spendere direttamente la struttura in cui oggi noi siamo ospiti, io penso che in pochi mesi noi avremo le nuove telecamere sistemate nei posti giusti e anche il collegamento. Ma il 3 avete già notizie, perché la riunione operativa sarà già, ma ribadisco, Pasquale si è già fatto una passeggiata, io già so dove dovrebbero essere messe, con il sindaco già sappiamo, però faremo una bollinatura nella riunione ufficiale che ci sarà, ma già diciamo la scelta è fatta. Ok, grazie.